Ciao a tutti, io sono Amra e oggi eccezionalmente è domenica. Faccio questo video di domenica perché domani, lunedì 9 ottobre, sono in trasferta a Napoli che devo andare a lavorare. Quindi oggi eccezionalmente faccio il video di domenica. Quindi buona domenica a tutti voi. Un attimino solo che è scattato il mio pranzo. Bene, oggi facciamo la prova pantalone. Oggi è calcolato l'ultimo giorno di ciclo, quindi sono ancora molto gonfia. Quindi adesso proverò a vedere se si chiude. Pelo. Pelo, 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 pelo. Allora, la settimana scorsa ci siamo lasciati dicendo che sarei voluta scendere sotto gli 86 e mezzo. Non so se avendo il ciclo ci sono riuscita, ma andiamo sulla bilancia e andiamo a vedere. Vediamo la prova bilancia. Non salire, Grey. Sì! Ebbene sì, ci sono riuscita. Non ci posso ancora credere. Non ci posso ancora credere. Wow. Ragazzi, ce la sto facendo. Ce la sto facendo. Grande, grande, grande me. Grande me. Grande Ambra. Non ci fate caso, sono veramente contenta e sono fiera di me stessa. Ed è una cosa che io non dico molto spesso perché io non sempre sono fiera di me stessa. E quindi, bah, ce la sto facendo, ragazzi. Questa dieta finirà il 19 ottobre. E diciamo che entro il 19 ottobre io spero vivamente di scendere sotto gli 81. Sì, amore mio. Io spero vivamente e anche lui lo spera, anche lui. Io, come ho già detto, sto facendo questa simil chetogenica dove tutta la giornata io mangio questi shaker proteici, questi integratori, bustine, compresse e tutto il resto e faccio un pasto al giorno. Oggi, essendo domenica, ho deciso di invertire, invece di fare la cena, faccio il pranzo con il cibo solido e stasera invece mi porterò il mio shaker proteico e quella sarà la mia gustosissima cena, ragazzi. Alcuni di voi mi hanno chiesto anche perché sono diventata vegetariana. Diciamo che questa cosa la approfondirò in un altro video. Vi racconterò la storia del perché sono diventata vegetariana e vorrei nel giro del prossimo anno provare a diventare vegana. Io fino a poco fa, lo ammetto, ho mangiato sushi, pesce. Almeno non dico sempre, ma una volta, un paio di volte al mese l'ho mangiato anche quest'estate, ma perché mi serve l'apporto di omega 3 e quindi l'ho dovuto fare. Però adesso stiamo trovando delle alternative anche a questa cosa. Quindi io per questo video vi lascio e sono arrivata a meno di 86 e mezzo. Quindi prefissiamoci un obiettivo per la settimana prossima. E l'obiettivo per la settimana prossima potrà essere, allora, per lunedì prossimo miriamo sotto gli 85. Sì, miro sotto gli 85. Io vi auguro una buona domenica a tutti e grazie sempre di seguirmi. Ah, mi raccomando, se vuoi sostenermi, iscriviti, commenta, lasciami un like e fai tutto quello che devi.